Ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Siamo sempre qui su Call of Duty Black Ops Cold War. Naturalmente, qua sotto il video, come sempre, metto un pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Stiamo andando avanti con la campagna. Mi avete chiesto di portarvi anche delle missioni secondarie, naturalmente alternandole. Vediamo perché ci rendiamo anche bene conto di come e che cosa consistono queste missioni secondarie. Comunque, campagna principale, andiamo avanti. Perché questo red light, green light, Robertino, dobbiamo sempre pensare a questa C'è calma piatta sui canali nemici. Via libera, Woods. Ricevuto, Park. Resta in ascolto. Tieni in attesa Mason e Adler. Perché tu c'hai. Io c'ho Andiamo. l'accetta? La base è oltre il prossimo crinale. Entrate, scoprite il più possibile e uscite. Merda. Park, volevo Hai restare pensato un a me? po'. Ah. Guarda il gulag. Prima dobbiamo scoprire cosa hai in mente Perseus. Ok. Guarda quel mostro. Chissà cosa ci tengono i russi. Scatta una foto. Al comando interesserà. A tutto? Bene. È ora di sporcarci le mani. Guardi in alto. Guardi in basso. Scegli l'obiettivo. Ma è silenzioso secondo te? Ma si può fare anche una sorta di zoom, no? No, ok. Aspettami. L'ho Spara quando vuoi. preso, eh. Altri due fuori dal furgone. Ma che è successo? Oh cavolo, è rimasto appeso un po' così. Devi allenarti. Vai avanti e scendi per il pendio. Io ti copro le spalle. Che fai, sfrutti? Devi allenarti. Dai. Per il pendio. Quale pendio? Ah, di qua. Fotografa qualsiasi cosa ti sembra importante. Mappe, progetti, tutto quello che trovi. No, questa fa troppo rumore. Dobbiamo fotografare tutto, mappe e progetti. Ma entra la. Dove si entra, scusa? Ma non Cerca mi in dovevi. cuore Guardiola. Ma non mi dovevi seguire, scusami, non ho capito, no? Non mi sta seguendo. Riesco a. Ah, la porta. Ah, ok, qua. Scusami, perdono. Allora, fotografia. Ah, mappa qua, forse. Opzionale, raccogli informazioni Entra nella fotografiche. base. Ho fotografato pure. Bene. Uno schermo così. Stai esagerando? Avanza, io resto di guardia. Vabbè, ho capito, non fai niente. Vabbè. Trova il modo di entrare nell'edificio principale. Io ti seguo e disattivo l'allarme principale. Sì. Non vedo nessuno però, eh. Ничего необычного. Нужно подкрепление. Ti copro Ah. io. Ah, grazie. Merda. Una pattuglia sta venendo qui. Bell, trova il modo di entrare. Io ti raggiungo. Ma io sto già dentro a qualche parte, però che non si vede una mazza, eh. Che cavolo. Ok. Ma io come faccio ad andare dall'altra parte? È impossibile, ci stanno 50 persone qua dentro. Aspetta. Perfetto. Mi hanno sgamato? Ehi, ehi. Sì, domani, domani. Ok, e questo me lo fregherei un attimo, che è sempre meglio. Anche questo. Ok. Нужна поддержка. L'abbiamo ammazzato tutti. A parte questo, che pensa una cacca? Ok.
Rilevo parecchio traffico radio. Ti stanno cercando, Ben. Ma Woods ancora non risponde. Va presto e vai all'interno. Ok. Vado all'interno. Ma sai che non sto fotografando più una mazza, però? Diavolo. No, no, no. Porca miseria, mi hanno visto. A tutte le unità. Guarda come mi fanno aprire, scusate. Ma faccio qualche foto, dite? No? Non va bene questo? Vabbè, entro, dai, che è meglio. Oh, porca miseria. No. Посторонние! Это кто? Non c'è di che. Hai perso qualcosa. Che ho perso? Parker, vabbè, Bella ha trovato il modo di entrare. Ma non abbiamo molto tempo. Allora muovetevi. Nessuna obiezione. Faccio una foto qua, ok? Mi metto a fuoco. Aspetta, è l'orologio? No. Fotografo questa? No. Vabbè, basta, tanto non serve a niente. Sinceramente io resto di quest'arma qua sempre. Porca miseria. Questo è silenzio. No, prendiamo. Ma sì, dai. Tanto questa è comunque il silenzio. Silenzio di diamanti. No, di. Che sta scritto? Diamatti. Ah, okay, scusate, sono un po'. Ma dove stai? Ah. Guardi in basso. Vado al piano inferiore. Attacco al tuo segnale. Ok, sono pronto. Via libera. Avanzo. Ok. Oh, quest'arma è fantastica, Sto cercando un po' di... di capire se magari c'è qualcosa che ci può interessare o no. Arrivo, ma dove stai? Vedi che qua dentro qualcosa la possiamo becchiare, che sono pantofole. Ah, no. Preparati. A potrebbe cosa? Esserci un esercito di russi dall'altra parte. Coprimi. Sì. Ma se la capi una parola, bella. Che bella la musica. Mazza, c'hai la sala giochi qua dentro. Lo sparo io a questo, lo sparo io a... Ah, no. Che cazzo è questo posto? Sala giochi. È un percorso della Spetsnaz. Fatto come una tipica città americana. Bellissima. Merda, stanno iniziando. Cazzo, muoviamoci! Ti rendi conto? Se vogliono un'esercitazione realistica, gliela daremo. Ok, Che non scotta la gara! Aspetta, aspetta. Che ti muovi? Ah no, questo. Oh, basta queste cose. Probabilmente ho preso l'impossibile, penso. Ok, mi è andato. Ce ne sta un altro là. Dove vai? A voi partire!
Potenza resonante. Ma dove stai? Ma dove sta? Ma chi è che sta? Ma dove sta l'amico, amico Fritz? Forse non dovevo scendere. Dove sta? Ah, sta là. Ma che era il vetro? Non è possibile, l'ho preso, Ricarico. Capirà. Granata. Ok. Ma dove stai? Oh, porca miseria, non è stata una buona idea scendere. In movimento. In movimento, sì. Ok. Attenzione. Aspetta che sto un po' schiattando. Oh, manco muri, e basta, che sei d'acciaio. A chi stai sparando? Non ci sta nessuno adesso. A chi stai sparando, scusa? Muoversi! Ah, sta qua. Dov'è finito il resto di quei bastardi comunisti? Li ho ammazzati io, tutti quanti. Oh, ma ce ne sta uno qua dentro. Ah no. Andiamo avanti, dai. Manichini sempre, attenzione. Muoversi. Dove sono finiti? Non dovevo chiederlo, vero? Contatto! Sui tetti! Granata in arrivo! Porca miseria. È andato. Oh 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 oh. Il nemico si muove per accerchiarci. Aia aia. Non l'ho beccato? No, eh. Ok. Oh merda. Hanno beccato Bab. Come si permette? Aspettami. Anzienta, vero? Il nemico. Da qua, da qua. Adesso voglia di hamburger. Mazza. No! Ecco. Ci cerchiano. Bell, raggiungiamo quella torre di controllo. Per poco non t'ho beccato, ok. Pardon. E che avanza, aspetta, mi stanno ancora. Miseria. Ma come si lanciava il L1? Quell'ascensore porta dritto alla torre di controllo. Dove passiamo, no? Ma dove devo scendere? Ah, qua. Granata! Beh, il suono lì sembra tosto. È fortissimo. Possiamo solo salire. Porca miseria, ma era. Fammi un attimo questa testa. Ma c'è un'arma bellissima questa, Grazie. A buon rendere. Ok. Ui. Che facciamo? Ah, apriamo io. Ok. Sta
rilevando parecchio traffico radio. Come siete messi? Siamo finiti in mezzo a una specie di esercitazione. Il posto è pieno di russi. Stiamo cercando informazioni. C'è un'arma spettacolare. Ne ha delle rin allerta per il recupero. Sembra incazzata. Tu dici sempre, che è incazzata? Sempre incazzata. Vado al riparo! Mi muovo! Ragazzi, non mi conviene stare qua. Sembra il loro centro di comando. Forza! Bingo! Centrale informatica. Vediamo che stanno combinando i russi. Faccio una foto qua, che dici? Vai a quel terminale. Inizia a curiosare. Vabbè, dai. Terminale, ok. Benvenuto nell'archivio analitico bellico del popolo. Buongiorno. Sembra tipo Fallout. Statistiche, combattimento tattico urbano, aggiornamenti, operazioni. Statistiche, combattimento tattico urbano, accesso limitato. Roba da bambini, cerca ancora. Rapporti KGB, accesso limitato. No. Che palle, che altro c'è? Vabbè, operazione Green Light. Operazione Green Light. Accesso limitato. Che cazzo è l'operazione Green Light? Puoi violare quella roba? Inserisci password. Ovviamente c'è una password. Guarda in giro, i russi non sono molto svegli. Forse c'è qualcosa sulla scrivania. Ma sul serio, la password va sopra? Mi aspettavo che avrei dovuto girare. Confermato. La testata rubata da Berlino è una risorsa Greenlight. È una delle nostre. Se si venisse a sapere... Non lo saprà nessuno, neppure il team di Adler. Troppo rischioso. A dir poco. Stiamo parlando di una testata americana nascosta sotto Berlino. Voglio verificare che tu sia pronto a tutto, Hudson. La palla è in campo. Dobbiamo giocare. Se la risorsa scoprisse la verità. Da quando ti preoccupi della verità? Mi preoccupo del controllo della risorsa. Se non possiamo controllarla, sarà terminata. Partita finita. Prendo una copia. Bravo. Non ha alcun senso. Perseus si è infiltrato in un programma atomico della CIA. L'operazione Greenlight, gestito da Hudson. La testata rubata è americana. E Hudson lo sapeva. Merda, dobbiamo andare. Aggetto non autorizzato. Ma dove vamo? Non ci credo, cazzo. Park, rispondi. Hudson ci ha mentito. Ci ha mentito, cazzo. Putz, di che cosa stai parlando? Sto parlando di Green. È l'obiettivo di Perseus. E Hudson c'è dentro fino al collo. Putz, ti sto perdendo. Dovete andarvene da lì. Ma va. Dai, più avanti che è meglio, Porca di quella miseria, porca. Il corazzato ci farà pezzo. Usa le facciate come riparo. Non fermarti, siamo morti. Arrivo, vai, sto dietro, vado, vai più veloce. Hey! Di fronte, okay. Cercano di tagliarsi fuori. Ricarico, okay. Granata e mi stai davanti. Caricando, è saltato lui in aria, sto caricando. Oh, scusami. No, ero io che ti sparavo, Mi serve copertura. Per dove? Ah, di qua. Mi serve copertura. Ho capito. Bel, come siete messi?
Ancora male, peggio di prima. Assicurati che Adler e Mason siano pronti al punto di estrazione. Di nuovo! Muoversi! Arriva, arriva. Oh. C'è pure le altre. Non c'è più niente qua. Munizioni, non ci sta niente. Ma sei serio? Dobbiamo raggiungere quell'uscita. Aspetta che prendo un po' di... Quei bastardi bloccano l'uscita. Dobbiamo sfondare il blocco. Occhio a quello corazzato. È un occhio. Mi serve copertura. C'è uno che sta scatenato qua. Porca miseria, mi hanno preso. Occhio a quello corazzato, è un osso duro. Non ti mette davanti. Mi sta un po' freddo. Quali sono? Vediamo, non riesco a beccare. Non muore, non muore. Mazza quanto stanno sparando. Aspetta, peccato. Aspetta, ho capito, mi dà la testa, mi dà la testa. Sapete a chi miro io, eh? Questo non c'è la mitragliatrice. Ah, gliel'ho tolto finalmente. Qua dovrebbe morire perché non c'ha niente. Aspetta, ce ne sta uno qua dietro. Muoviti! Che ti muovo, aspetta. E questi te li becco anche a distanza. Vedi che ce ne sta un altro qua dietro. Pezzo di merda. No, non diciamo parolacce. Okay. Il nemico si muove per accerchiarsi. Non mi risulta però. Ok. No, ce ne sta ancora un altro. È andato? Occhio, eh. Aspetta che forse riesco a pescare qua. Ma visto. No, non ce lo facciamo fregare. Le porte si stanno chiudendo. Mica sta qua la bomba, no, ok. Che mi ha stordito. Ho bisogno di ricaricare. Gli ho tolto sto stelme. È morto. Sì. Fa... Ah, ah, sta là. Ok. Anche ora. Allora, oh. Morto? È andato, eh. Entro? Ma riesco a entrare? Ma Woods dov'è? Ah. Mi muovo. Siamo messi bene, sei pratico. Reggiti, Bell. Perché? Bell, ah, occhio quel pezzo di merda alla nostra destra. Porca puttana! Si chiama riqualificazione urbana, teste di cazzo. Va culo, stronzo.
tipo. Eccola! Vedo l'uscita! Concentra il fuoco su me! Come siete messi? Riunisci tutti, Park. Tutta la squadra. Hudson dovrà spiegarci parecchie cose. Porca miseria. Sì, me ne occupo. E dai, con la musica che due palle. Ci hai detto che la testata era di Greenlight. Che altro ci nascondi? Vuoi che ti faccia sputare la verità? Non credo ti convenga, Woods. Datevi una calmata. Questi atteggiamenti non ci aiuteranno a prendere Perseus. Non ci hai detto che era una testata americana? Dovevamo sistemare il suo casino. Il bastardo ci ha mentito fin dall'inizio. Non ho mentito. Ho solo omesso dettagli. Ah, la tua specialità, vero, Hudson? Manipolare la gente. Rifilare loro la tua verità. La verità non esiste. Si decide in chi credere. Adler sa di cosa parlo. Giusto, Russ? Operazione Greenlight. Cos'è? Dici tu. La corsa alle armi nel 58 era al picco. Per Eisenhower un attacco dei rossi contro l'Europa ci avrebbe colti impreparati. Così autorizzò l'operazione Greenlight, un programma segreto per piazzare bombe nucleari in ogni grande città europea. La massima contromisura in caso di invasione. Nel 74 hanno modificato gli ordigni in bombe al neutrone in grado di uccidere le persone senza danneggiare le infrastrutture. Migliaia di morti in un lampo! E tu ci parli di infrastrutture del cazzo! Sì, alla faccia della civiltà. Uccidiamo, ma preserviamo gli edifici. Vogliamo preservare il nostro stile di vita. Da quanto sapevi della testata? Una testata Greenlight è sparita 2 mesi fa. Pensavamo a Perseus, però non c'erano prove. Ma le foto trovate a Berlino lo confermano. Quindi, c'è una testata americana da qualche parte. E se Perseus la fa esplodere, gli Stati Uniti diventeranno il pericolo pubblico numero uno. Non saremmo qui se avessi completato il lavoro. Uccidere Perseus in Vietnam. Attento. Oppure non fermerò più Woods. Ah, ti pulisce almeno. Dobbiamo sapere che vuole fare Perseus con la testata. Park, c'è qualcos'altro nello stampato che Bell e Woods hanno recuperato dalla base? Si accenna a uno scavo in corso tra i monti Urali, Yamantau. Il nostro infiltrato nel KGB conferma che Urali. Si tratta di un'operazione attiva. Hai capito, Urali? Yamantau. Credevo che Hudson e Weaver avessero seppellito quel posto anni fa. È così. Perseus vuole recuperare il mainframe. Dragovic e Steiner devono aver lasciato roba buona indietro. Steiner. Manda me, Fuzz. Tu sei troppo coinvolto, Mason. Non possiamo permetterci casini. Cazzate. Sai che nessuno è più adatto per questo. Decido io. Voglio Mason e Woods in azione. Trovate quel mainframe prima di Perseus. Contatterò Belikov, il nostro uomo nel KGB. Darà supporto logistico. Scommetto che insisterà per pilotare l'elicottero. Qualunque cosa. Non lo so, questo vuoi sempre assomigliare a Harrison Ford, o sbaglio? Ma secondo me hanno... Ti avevo informato su sta cosa, perché assomigliano tanto alcuni personaggi. C'hanno delle somiglianze. 81, porca miseria. Il primo edificio è appena oltre quel crinale. Grazie. Trovato il mainframe, ti contattiamo. Woods. Lo sai cosa fa il KGB agli agenti infiltrati, vero? Da! Se vincono il campionato vale quasi il rischio di farsi fucilare. Ho solo un'ora di autonomia. Poi trovatevi un altro passaggio. Diamoci una mossa, Mason. Ok.
Penso che questa parte la possiamo terminare qui. Pensavo di poter fare anche una missione secondaria, ma non siamo arrivati alla bacheca. Ci vediamo al prossimo video.